Ciao a tutti e bentrovati sul nostro canale. Oggi parleremo di barba corta e capelli sfumati in estate. Ovviamente è il periodo giusto questo per parlare di ciò. Ma prima di far questo mi presento, io sono Paolo Salomone e insieme a mio fratello Eliseo abbiamo creato il brand Solomoz, un brand dedicato alla cura e alla bellezza maschile. Ovviamente in estate abbiamo necessità di tagliare i capelli forse un po' più corti. Fa caldo, ci troviamo in molte situazioni dove potrebbero darci noia. Allora, quali sono i motivi per cui tagliarsi capelli o barba, no? Più corti del solito? Allora, un primo motivo potrebbe essere quello che ha a che fare più con la salute. Spesso potremmo soffrire, non so, di forfora, di squamazione della cute e quindi avere un capello più corto, una barba più corta, aiuterebbe quello che è la desquamazione o a far respirare la pelle o a aiutare la pelle a ricevere più luce solare, che è un toccasano. Appunto per chi soffre di desquamazione e quant'altro. Quindi questo potrebbe essere un motivo, quello di tagliare i capelli per questa motivazione. Oppure se abbiamo, soprattutto per quanto riguarda i capelli, dei capelli fini che tendono a sfibrarsi, sicuramente questi sono tipi di capelli che hanno bisogno spesso di tagliare almeno la parte alta, non le punte, per farli rigenerare e rinforzare, perché se no forse sì, avremo dei capelli lunghi, ma non proprio così sani e belli. Quindi queste potrebbero essere le motivazioni dovute all'aspetto, diciamo, della salute del capello o della cute. Ma altre motivazioni potrebbero essere appunto quelle, diciamo, più modaiole, giustamente. Amiamo curarci il look, noi della Solomoz amiamo darvi i migliori consigli per avere il look che più piace a voi, che più sta bene per voi. Quindi perché l'estate farli anche un po' più corti? Beh, innanzitutto mi viene da dire, molto spesso sento molti ragazzi che mi dicono, clienti, fammi un taglio più corto del solito perché tanto sono in ferie, quindi potremmo provare una sfumatura più audace, un taglio un po' più moda, proprio perché forse non siamo sul posto di lavoro dove dobbiamo essere più impostati. Oppure, grazie alla necessità di farli più corti per il caldo, potremmo provare delle sfumature che forse prima non facevamo, più alte, più corte. Sicuramente abbiamo molte varianti, tanto più in questo periodo dell'anno, o meglio, in questo 2022, dove comunque la rasatura sta tendendo ad abbassarsi come altezza, quindi si fanno delle rasature molto basse, a volte si sfuma la basetta, il collo dietro, delle basette sfumate o delle rasature più basse, ma comunque con un contesto di capello più corto. Spesso i capelli, ultimamente facciamo questi tagli con frangette corte, pespettinati in avanti. Tagli molto comodi per chi lava i capelli frequenti, perché si fa sport d'estate ed e c'è più necessità di tagliarli. Questi sicuramente sono aspetti pratici, ma che hanno a che fare anche con la moda. Sulla barba vi posso dare questa indicazione. Ultimamente la barba si sta trasformando con delle forme, diciamo, più geometriche verso il triangolo, possiamo dire più a punta. Quindi nell'accorciare la barba, evitando forse di avere barbe troppo importanti su forme quadrate o rotonde in base al nostro viso, spesso adesso abbiamo creato questa linea dove abbiamo delle barbe più accorciate, quindi nelle parti più sporgenti del viso, quindi qui sulla mascella, e che portano più lunghezza al viso. Oltre che danno una prospettiva di barba importante, bella stilizzata, che con un taglio corto sta molto bene, ma nello stesso tempo acquisisce molta comodità perché siamo andati a tagliarla nei punti più nevralgici. Questi potrebbero essere dei motivi per tagliare, diciamo, i capelli più corti o la barba più corta d'estate. Quindi motivi che possono passare da quelli della salute del capello o della cute, da quelli che possono essere momenti in cui ci possiamo permettere dei tagli un po' più stravaganti, approfittiamone, forse siamo in vacanza. Oppure a proprio per trovare un nuovo stile. Forse spesso si cambia per necessità del caldo e poi anche l'inverno si continua a portare quel taglio perché finché non si prova, quindi non si esce un po' dalla zona comfort dove ci sentivamo sicuri sempre con lo stesso taglio, poi si prova, io infatti do sempre consiglio, proviamoci, e poi sicuramente se c'è un barbiere esperto non vi farà un lavoro che proprio non vi potrete guardare, ma sicuramente sarà solo il momento di abituarsi. Spero di avervi dato dei consigli utili per cambiare il vostro look d'estate, di poter quindi trovare un'idea giusta. Sicuramente nei nostri saloni potete chiederci la consulenza riguardo perché è la nostra, diciamo, materia principale e amiamo veramente darvi dei buoni consigli. Non vi scordate di iscrivervi al nostro canale, di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche in modo che sarete aggiornati ad ogni mio nuovo video. Grazie, a presto!